Sarà una coincidenza, ma ancora una volta a Roma, Fitto e i ricostruttori da una parte e Berlusconi e i suoi fedelissimi dall'altra si sono riuniti nello stesso giorno e alla stessa ora. Ma se l'ex ministro pugliese nel corso della sua conferenza stampa alla Camera non ha voluto parlare di altro che di economia, a Palazzo Grazioli la riunione tra l'ex cavaliere, il collegio elettorale di Forza Italia e i coordinatori regionali è stata convocata appositamente per prendere le ultime decisioni circa le regioni in cui la situazione dei candidati delle liste per le votazioni di maggio è ancora critica. Dopo circa 3 ore di confronto, la situazione pugliese non si sblocca. Per Berlusconi, comunica il coordinatore regionale Vitali, il candidato governatore è Adriana Poli-Bortone e non si discute. Anche l'eventualità ticket, quindi, non è contemplato. No, noi non escludiamo niente, ma si parte dalla Poli-Bortone presidente. Per Fitto, invece, rimane Schittulli. Il centrodestra in Puglia è ufficialmente spaccato. Adesso lottate per il simbolo, perché di fatto restate spaccati. Il simbolo è di Berlusconi, di Forza Italia, voglio dire, insomma, è lo stesso simbolo che ha candidato Fitto alle europee, con le stesse deleghe che sono state utilizzate per le europee, che sono state utilizzate per le elezioni in Calabria, in Emilia e Romagna. C'è la consapevolezza che in questa maniera, con molta probabilità, la regione viene direttamente consegnata al centro-sinistra, ma questo non sembra importare molto. Quello che conta è stabilire di chi sia la colpa. Se lui non avesse utilizzato il dottor Schittulli per cercare di condizionare Forza Italia, probabilmente saremmo rimasti tutti uniti su Schittulli. La responsabilità è di Fitto, ma Fitto non se ne fa un problema perché ci ha fatto perdere già 2 volte, quindi questa sarebbe la terza.